In Inghilterra sia la vigilia che il Natale sono tradizioni che non cambiano molto rispetto alle altre nazioni. La cosa diversa però rispetto ad altri paesi è senza ombra di dubbio il cenone natalizio. Ma prima, sigla! Ma andiamo per ordine. Parliamo della vigilia e di come è vissuta dagli abitanti britannici. La vigilia di Natale, rispetto alla nostra, non prevede tavole imbandite con i migliori pranzi, ma è dedicata per tradizione ai bambini e all'arrivo di Father Christmas, accompagnato, ovviamente, dalla sua fedele ed inseparabile renna di nome Rudolph. Come benvenuto a Father Christmas, per tradizione i bambini lasciano un bicchiere di latte ed un biscotto, il mince pie, che è un tortino di pasta frolla ripieno di frutta secca e canditi. E per Rudolph i piccoletti lasciano anche una carota. La stessa sera viene addobbato l'albero e riposto in cantina dopo solo 12 giorni per rispettare la tradizione. Il cenone natalizio inglese è totalmente diverso dal nostro, ma è uguale soltanto nella durata, con il pranzo che inizia di primo pomeriggio e finisce in tarda serata. Sulla tavola, come segnaposto, troverai i Christmas Crackers, che vengono spezzati in due una volta seduti e potrai trovare all'interno una sorpresa con dei piccoli giocattoli o dei biglietti di auguri. Tra le varie salse che fanno parte di questo pranzo troviamo la cranberry, una salsa agrodolce fatta con la bacca acidula di mirtilli. E poi c'è la bread sauce fatta con cipolla, noce moscata, latte e pepe, che sono per la maggiore le più usate per accompagnare salsicce e bacon. Tra le varie cose che fanno parte del cenone natalizio inglese, i dolci sono la parte più particolare dell'intero pranzo. C'è il Christmas pudding, per esempio, che è un tortino compatto di frutta secca ricoperta da crema al brandy o al limone tagliato a fette. Solo in una delle fette, all'interno, è inserita una monetina di cioccolato che porterà fortuna alla persona che la troverà. Oppure il Christmas cake, ricco di canditi di frutta secca e ricoperto di uno strato molto spesso di glassa zuccherosa. Queste sono le cose fondamentali che troverai nel cenone natalizio inglese, sempre molto colorito e divertente, al quale non ti annoierai assolutamente di partecipare. Ah, non dimenticarti! Sì, alle 15, tutti davanti alla TV a seguire il discorso della regina. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se mi stai guardando su YouTube, oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi, mi raccomando. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e tanti cari auguri. Ciao a YouTube. Ciao!